La fiaccola della speranza ha fatto tappa a Reggio Calabria, a Piazza Italia, portata da una delegazione di atleti delle Special Olympics. Il tutto si è svolto nell'ambito del Torch Run, evento di carattere internazionale che, come da tradizione, precede e inaugura i giochi Special Olympics. Ad attendere la luce della torcia olimpica anche il sindaco facente funzione di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, insieme alle massime autorità civili e religiose. Presente anche il sindaco facente funzione della città metropolitana, Carmelo Versace, che ha accolto con entusiasmo gli atleti, cogliendo l'occasione per fare una riflessione su cosa il mondo dello sport si aspetti dalla politica. Gli eventi come questo, ha sottolineato Versace, rappresentano uno stimolo e un richiamo ulteriore, specie per amministrazioni e per l'intera classe dirigente, ad ogni livello, a compiere uno sforzo maggiore sul fronte delle politiche rivolte al mondo della disabilità e sul terreno della tutela e della piena affermazione dei diritti fondamentali. Sì, una manifestazione molto importante stamattina, dove città metropolitana doveva esserci, ci ha voluto essere, per omaggiare gli Special Olympics in questo momento in cui abbiamo accolto la fiaccola, nel senso più importante che rappresenta, una fiaccola che deve essere una fiaccola della speranza e che deve lanciare un messaggio soprattutto a noi amministratori, che è quello di dover fare di più, non soltanto per questi ragazzi che vivono già una vita molto, ma molto complicata, ma anche per le loro famiglie. E noi come istituzioni dobbiamo provare a fare molto di più rispetto al passato, provare a stare accanto a loro e alle loro famiglie, non soltanto con le parole ma con i fatti. Ci stiamo provando a riconsegnare degli spazi che possono essere degli spazi adeguati a chi purtroppo vive non soltanto con delle disabilità fisiche, ma vive anche con una quotidianità che non gli appartiene. E quindi lo sforzo e la nostra presenza speriamo che oggi possa servire per migliorare sicuramente una società che deve ancora crescere sotto questo punto di vista ancora tanto. Oggi a Piazza Italia per ricevere la fiaccola del Special Olympics. Già nel nome c'è il contenuto della giornata special, che per noi è tutto. Sono dei ragazzi speciali che partono per un'avventura, che è quella di lottare al massimo delle loro forze per raggiungere un obiettivo, e già questo è un risultato. Siamo ben lieti oggi di essere qui a cogliere la fiaccola e farli in bocca al lupo a questi ragazzi, con l'impegno che le istituzioni devono garantire più servizi anche a questi ragazzi speciali. E devo dire che purtroppo fino ad oggi la politica non è stata sempre al 100% nel pieno delle proprie potenzialità, quindi l'impegno che mi sento di mettere sul tavolo oggi è quello che l'amministrazione comunale farà di tutto, come già da tempo sta facendo, per rendere più agevole anche l'attività di questi sportivi speciali. La carenza di strutture ovviamente è una di queste, ma anche nel dettaglio entrare nella mentalità dei reggini. È importante anche nella vita quotidiana portare rispetto verso questi ragazzi speciali. L'ho detto poco fa e lo ripeto adesso, anche il semplice parcheggiare l'auto in maniera educata agevola la quotidianità di questi ragazzi. Parcheggiare sul marciapiede spesso li limita negli spostamenti, ad esempio. Quindi anche questo può essere un messaggio che la città può mandare. Non mi resta che fare in bocca al lupo a questi ragazzi, sperando che al ritorno possano arrivare con qualche medaglia al collo.